Ciao ragazzi! Ciao a tutti, bentornati su Creamax. Allora ragazzi, oggi siamo non in pesca, ovviamente l'avete capito, ma siamo nella nostra stanza self-made, chiamiamola così, ovvero il luogo dove vengono progettati i mix Creamax, che all'inizio abbiamo provato, poi abbiamo ristudiato, l'abbiamo rifatto. È la zona dove noi creiamo. Esatto, facciamo un mix pop-up, quindi questo qua è il nostro studio, chiamiamolo così, ma anche la nostra sala dove operiamo e facciamo tutti i nostri self-made. Da cosa partiamo stasera? Partiamo da come ci siamo evoluti nel tempo, ok? Quindi siamo partiti dal niente, dove Christian con i suoi muscoli impastava a mano, siamo passati per una macchina, come si chiama qui? Impastatrice, esatto, un piccolo fornellino, siamo poi passati a un gran fornello, una piccola pentola e siamo passati al pentolone. Vi facciamo vedere il nostro stato evolutivo, esatto, nel self-made. Chiamiamolo così. Oggi. Esatto, oggi. Esatto. Quindi ora nel dettaglio andiamo subito a vedere quello che è la nuova nostra macchina per impastare, perché prima, ripeto, impastava tutto a mano Christian, ma non era la stessa cosa, abbiamo notato adesso, facendolo con una macchina apposta. Esatto. Quindi Cri, io ti lascio la parola e andiamo a vedere che cosa ci siamo comprati e io lo facciamo vedere anche a loro. Come vi diceva Max, siamo partiti appunto a mano, quindi con questa, ok, per mescolare la parte liquida, poi quando ovviamente si passava con le farine si andava a impastare a mano. E impastare a mano, sì, dopo un po' comincia un po' a essere pesante. Portava via anche tanto tempo, giusto? Esatto, porta via tempo, perché poi non è come impastare una pasta del pane, della pizza, sono impasti diversi, quindi correggere, eccetera, alle volte diventa faticoso farlo a mano. Quindi poi con il tempo ci siamo attrezzati di questa, che è una impastatrice. Allora, diciamo che è dichiarata per 2 kg di impasto, in realtà ragazzi 2 kg di impasto sono eccessivi, perché abbiamo visto che un chilo lavora bene con un chilo. È molto veloce, perché veramente in poco tempo vi fa l'impasto. Allora vi faccio vedere un po' come funziona. Semplice, la levetta si alza, qui ragazzi c'è il boccione da mettere qui, che va incastrato in questa maniera, eccolo qui, e avete tutti gli innesti del caso. Questo di solito è l'innesto che viene usato per la parte liquida, quindi dalle uova agli aromi e tutta la parte liquida. Poi una volta amalgamata quella parte lì, si mette questo, che è un attimo, devo cercare la parte dritta, che è questa, eccola qua, questo che è quello per la parte dove c'è l'impasto, si ritira giù. Quindi spiega un attimo come mai è fatto in questo modo, che beh, non è proprio un uncino. La forma è voluta così appunto perché deve girare l'impasto, ma allo stesso tempo lo schiaccia verso giù, facendo questo movimento l'impasto viene sempre reimpastato. E poi avete le varie velocità. Io sinceramente non supero mai il punto 2, perché gli altri sono veramente veloci, gli altri potete usarli per la parte liquida, però anche lì insomma mescolarlo troppo velocemente non è proprio indicato, poi sono sempre cose personali. Quindi ragazzi, questa qui fa tutto da sola, buttate i liquidi, buttate le farine e lei vi impasta il mix, ci mette meno della metà del tempo che ci mettereste voi a mano. Questo è un acquisto che ormai abbiamo da qualche mese e ci ha semplificato abbastanza i tempi di impasto. E poi ci sono la parte della cottura. Noi cuociamo a vapore tutto, pop up, fondanti, ne cuocio tutto a vapore. Questa è la prima pentola che abbiamo usato, pentola normale piccolina, qui è una pentola classica da casa, non è una pentola sì, chissà che. Qua, la vedete, normalissima, una pentola da pasta per 5 persone. Ho creato io un piccolo fondo dove ovviamente ci va messa l'acqua per farla evaporare, e abbiamo rimediato 2 cestelli di fortuna, che sono questi qui in plastica forati, che sono sovrapponibili, e qui mettevamo le boilers. Qui ci stanno grosso modo 20 palline del 20,
quindi un 40-50 palline al massimo per volta, quindi capirete che non è molto la quantità. Quindi se fate un chilo di mix dovrete fare diverse cotture prima di cuocerlo tutto. Infatti poi siamo passati a una misura più grande, che è questa qua. Il triplo? Sì, siamo passati a questa qui. Questa è più grande, qui riusciamo a buttare dentro 2 kg di mix per volta. Questi sono dei cestelli che li ho fatti io, non sono in commercio. E niente, questi sono i cestelli praticamente che vanno poi messi all'interno e hanno un fondo, sono forati, hanno una rete. E anche questo ci è andato un po' a velocizzare tutto il tempo, diciamo, di lavoro. Diciamo che se prima ci volevano 3-4 ore di serata per fare un chilo e mezzo, adesso in un'ora... Un'oretta e mezza abbiamo fatto tutto. E non è poco, ragazzi, perché provate a pensare che qui abbiamo lo stesso tempo della pesca, capirete che vuol dire tanto riuscire a fare quei 2 kg di mix in una sera, in un'ora e mezza. Per noi è stato veramente una mano del cielo. Adesso vi lascio con Max, che vi mostra la parte delle tavole di rullaggio e i fornelli. Allora, ragazzi, una volta che abbiamo fatto il nostro mix nell'impastatrice, ovviamente va rullato. Cosa serve? Beh, noi abbiamo una piccola pistolina che ovviamente non tiene neanche un chilo, quindi per quello che dobbiamo fare noi va più che bene. Pistola che trovate tranquillamente in commercio in qualsiasi negozio che appunto si occupa di fai da te, bricolage, quelle robe lì, corretto Christian? Esatto. E servono i coni, che molti di voi già conoscono ovviamente, coni che noi abbiamo tagliato nelle varie misure che ci servono. Una volta che abbiamo, che siamo passati alla fase di estrusione, andiamo in fase di rullaggio. Noi abbiamo due tavole, una del 20 e una del 16. Quella del 20 ha una quindicina di scalanature per poter rullare una quindicina di palline, quella del 16 invece è molto più lunga, quindi riusciamo a farne di più. Su questa è nato il mix pop-up alla Brugna. Monocri, esatto, che molti di voi si ricordano e appunto hanno avuto anche modo di provare. Ormai lì facciamo solo praticamente quelle pop-up. Le palline pop-up, esatto, perché ultimamente col Mix Climax usiamo solamente la tavola del 20. Detto questo, una volta che abbiamo rullato andiamo a cuocere, e se da prima avevamo una pentola piccola, scusate che prendo il fornellino, e un fornello piccolino multiuso, esatto, questo è quello che ci portiamo anche dietro nelle sessioni di pesca, quindi ci sta a pennello. Però con questo ovviamente avevamo due problematiche: uno, che i tempi si allungavano parecchio; due, che andando con le classiche bombolette, quelle della Camping Gas che troviamo anche al Decathlon, avevamo il problema che come ben sapete, anche quando usate le stufette, quelle da tenda, eccole qua, si ghiacciano praticamente. Quindi da gassoso, liquido, il gas che c'è dentro si raffredda, e dopo un po' vedevamo che la fiamma iniziava ad abbassarsi. Quindi 10 bombolette sempre pronte di scorta, in modo da non restare senza gas quando siamo in cottura. Questo voleva dire però spreco di denaro e l'allungarsi dei tempi in una maniera spropositata. Quindi ci siamo evoluti, cambiando pentola abbiamo anche cambiato il modo di cucinare le nostre boilers, perché... Anche perché, aspetta, prima di mostrare quella, spiego una cosa. Su quel fornellino lì, una pentola di quelle dimensioni è improponibile, perché va a coprire... Assolutamente. Quindi, ragazzi, non fatelo, ecco. Vi vogliamo far vedere solo una cosa, poggia da sopra perché è molto importante questa cosa qui, va detta. Ho bloccato Max, però ragazzi devo spiegarvi una cosa, ecco. A parte che l'acqua non va in bollitura neanche a volerlo. Esatto, qui. Questo non va bene, ragazzi, vi spiego il perché. Se voi pensate che qui c'è la bombola, vedete? La bombola va
qui, eccola qui, lì va la bombola, il fuoco scalda, il calore va anche qui, quindi se avete questo fornellino e volete aumentare la pentola non usate più questo fornellino, molto molto importante, perché rischiate rischiate insomma, ecco, quindi questo è un piccolo premessa che mi sono sentito di dire. Fatto bene a fermarmi, bravo. E fatto questo, ora Max finisce di spiegarvi appunto come ci siamo attrezzati per questa pentola. Ed eccoci qua, mi appoggio per terra, ragazzi, sì. Perché ovviamente siamo passati alla bombola un attimino più importante. Mentre prima avevamo quelle appunto piccoline, adesso siamo passati ad una bombola importante. Abbiamo un fornello adeguato, ovviamente questo poi andrà attaccato alla bombola, il gas uscirà e questo è un classico bruciatore che si trova in commercio per chi vende articoli di questo genere, però capite che adesso la proporzione che Christian vi ha fatto vedere prima è tutta un'altra cosa. Ecco, faccio solo una piccola postilla. Qui non si scherza più, ragazzi, perché c'è una bombola di gas e vanno fatte le cose bene. Quindi mi raccomando, a chi inizia ad approcciarsi al self-made, prima di passare a queste cose, innanzitutto si parte come abbiamo fatto noi, con roba piccola e sicura. Dopodiché, quando appunto iniziamo ad aumentare la mole di lavoro, dobbiamo fare più boil e so robe, una volta preso la mano con tutto, allora si può passare a un livello un pochettino più alto. Però, ripeto, qua non si scherza più, quindi mi raccomando, sempre sotto la supervisione di genitori per i ragazzini, i bambini che iniziano a cimentarsi su sta roba, e per chi invece è più esperto sa già come si usano. Bene, Cri, detto questo, io chiuderei il capitolo fuoco e passerei all'essiccatura. Bene. Bene, ragazzi, allora avete visto un po' come ci siamo, da come siamo partiti alla situazione praticamente attuale. Noi attualmente facciamo le bolle con quello che avete visto in questo video. Di vaporieri ovviamente ce ne sono di professionali, ci sono quelle quadrate con queste cassettine che adesso vi spiego un attimo cosa sono, in passato ci sono quelle più grandi, però come vi abbiamo sempre detto, noi facciamo le cose per step. Esatto. E al momento questo è lo standard che abbiamo. Poi se in un futuro decidiamo di aumentare per qualsiasi motivo le quantità, anche certo, a livello di pasturazione eccetera, a quel punto bisognerà attrezzarsi diversamente. Esatto. Però sono cose che vedremo più avanti. Ora manca solo a farvi vedere la parte dell'asciugatura, quindi dove noi facciamo essiccare le palline. Noi abbiamo avuto fortuna sin da subito a trovare queste. Sono dei contenitori che si usano per il pane, per la pizza, insomma, sono abbastanza generici. E questi, appunto, acquistandone qui di qualcuno, si possono sovrapporre l'uno con l'altro. L'uno sopra l'altro. Ecco qui. Sì, sono quelli che vediamo nelle pizzerie da sport che, esatto, hanno le panette di pizza. Quindi qui praticamente noi mettiamo le palline, le facciamo asciugare, poi noi le prendiamo e le mettiamo in congelatore. Quindi qui restano solo qualche giorno, ecco, no? 2-3 giorni, anche in base a quello che è l'umidità, perché periodo, insomma, però l'umidità gioca un ruolo importante. I giorni che stanno e poi noi li mettiamo in congelatore, quindi non restano qui definitive, anche perché non usando conservanti, Cri, esatto, praticamente una volta che sono asciutte noi le mettiamo in congelatore le palline. Detto questo, ragazzi, allora piccolo assunto, avete visto un po' tutto, vi abbiamo mostrato un po' come ci siamo organizzati, vi abbiamo mostrato un piccolo angolo di questa nostra area che abbiamo fatto e vedrete successivamente altri video, perché qui creeremo anche altri tipi di contenuti più avanti. Esatto. E basta, vi faccio solo vedere una cosa, stacco un attimo la videocamera e vi faccio vedere un secondo come abbiamo attrezzato la parte sotto, perché questo mobiletto qui sotto abbiamo dei cassettini e sotto ci abbiamo messo tutte le nostre cose. Eccole qui, vedete, no, gli aromi, mix pop up che non manca mai,
Abbiamo messo le nostre cose qui dentro, ovviamente adesso c'è poco perché di solito c'è l'impastatrice. Sì, c'è un po' di casino anche, ma lo facciamo vedere lo stesso perché non c'è nulla di male ad avere un po' di casino. Ok, quindi ecco, questo è un po' il generico, insomma, quello che abbiamo creato. Abbiamo messo delle luci, come un attimo che vi attenuo un po', ecco. Abbiamo messo dei neon per facilitarci un po' la vista, altrimenti non si vede niente. Quindi ragazzi, questo è un po' quello che abbiamo fatto finora e che man mano ci sta... si evolverà. Ci sta un po' semplificando le cose. Sì, nel... eccolo, nel self-made. Ok? Quindi ragazzi, questo... per chi di voi ci ha chiesto cosa serve, con cosa fate le boilers, come le cuocete, così ci siamo aperti e come ogni volta noi vi facciamo vedere quello che abbiamo, quello che usiamo e basta. Quindi non c'è nulla da nascondere, vi abbiamo aperto la nostra stanza self-made e abbiamo condiviso con voi tutto quello che abbiamo senza nascondere nulla. Tanto sapete che a noi non cambia nulla, quindi esatto, mostriamo le cose. Quindi se avete anche domande scriveteci sempre su Instagram, su Facebook, che vi rispondiamo e basta. Diciamo che abbiamo un po' risposto a chi già ce l'ha fatta. Come avete visto, insomma, non servono grandi cose, no. Se non dovete fare quintali di roba, insomma, per farvi anche semplicemente le vostre palline del Nesco, non avete bisogno d'altro. Adesso, oddio, si potrebbe fare anche almeno di queste cose qui. Noi è da qualche mese che abbiamo fatto questa cosa qui, perché fin prima, ragazzi, era tutto su sì, bacinelle, come ci avete visto fare anche le live, quindi sì, esatto. niente di particolare. Allora, una piccola parentesi. Allora, come al solito voi continuate appunto a scriverci e a chiederci domande sempre più dettagliate riguardo al self-made. Mm. Noi ragazzi, come sapete, in questo mondo ci siamo entrati da un annetto, insomma, più o meno. Del self-made, sì. Sì, non è da tanto che lo facciamo anche noi. Non io, neanche un anno qui, perché abbiamo iniziato a febbraio, marzo, a fare il primo mix. Sì, e alla fine sì. Le boilers pop-up comunque usavano farine pronte, quindi non è che avessimo fatto chissà quali studi o robe varie. Esatto, quindi sì, non è da molto, quindi non siamo a livelli esperti da potervi dire, ragazzi, da poter rispondere a alcune domande che ci fate. Noi vi rispondiamo in base a quello che sappiamo, quello che non sappiamo lo chiediamo a chi ne ha di più di competenza di noi, però diciamo che sono sempre di più queste domande. Quindi allora c'è un progetto, ok? Ve lo anticipiamo. Sì, non si sa se poi va in porto cosa, però ci stiamo provando. È in programma, ok? È in programma. Ci stiamo provando. Esatto. È in programma di fare una live inerente proprio al self-made, però è una live particolare. Non saremo qui, non saremo in pesca, saremo in un posto dove avremo anche la fortuna di avere un ospite, insomma, una persona che noi abbiamo avuto modo di conoscerla, vi sveleremo in seguito chi è, e questa persona ci parlerà del self-made. Stiamo cercando di fare un programmino, una scaletta, insomma. Sì, anche in base a quello che continuano a chiederci, quindi esatto. Sarà una live studiata sulle vostre domande che ci avete fatto, che ci fate, che ci farete, quindi buttiamo giù dei punti su cui ci soffermeremo, ma più che altro per rispondere appunto a tutte le vostre domande. Continua pure. Ecco, non saremo noi a rispondere, sarà appunto una persona che nel self-made ci mastica da tanto, ragazzi, quindi esatto. È una persona che oltre ad essere capace è anche in grado di spiegarvi bene perlomeno le nozioni base, insomma, il base del self-made, le cose più, le domande quelle più semplici, ma alle volte sono un po' quelle che bastarde, dove deve partire tutto e uno non sa. Esatto, quindi che non si trova su internet niente, perché poi nessuno ti vuole aiutare. E ognuno c'ha la sua, esatto, come al solito, esatto. Anche in internet da una parte è scritto una cosa, dall'altra tutto, quindi
stiamo cercando di lavorare per creare questa live dove, con l'aiuto di ovviamente questa persona, si parlerà di self-made a 360 gradi, quindi dai mix base a cosa serve per iniziare, a come creare un mix semplice, alla conservazione delle palline, alle varie problematiche che si possono riscontrare in fase di rullaggio, quindi tutto. Un discorso un po' generico appunto sempre riguardo al self-made. Non sappiamo ancora né se, quando e dove, quindi stiamo provando a organizzare. Stiamo lavorando per farlo. Esatto. Quindi vi terremo aggiornati ovviamente in corso d'opera, man mano che abbiamo notizie, informazioni, esatto, e basta. Quindi vi abbiamo preannunciato questo progetto ancora. È solo un progetto. Esatto. Quando sarà una cosa definitiva, verrete avvisati tutti, ovviamente, del giorno della live. Però sarà molto interessante. Sì, sì. Non daremo ricette della boiler segreta che prendi sempre, perché non esiste. Ma saprete come partire. Esatto. A fine live, sono sicuro, saprete come partire. Esatto, esatto. Bene. Ragazzi, anche questo video è terminato. Speriamo di non essere stati troppo lavoratori. Però alla fine, ragazzi, ci chiedete e noi... Sì, noi vi diamo. Esatto. E quindi si conclude questo video, noi vi diamo nuovamente appuntamento alla prossima al prossimo video, continuate a seguirci, a scriverci tramite tutti gli altri social e sotto a questo video, se volete, cominciate già a magari darci qualche spunto in merito a questa live, quindi cominciate un po' già a scriverci qualche idea, qualche domanda che magari esatto vorreste fare, perché poi in questa live non tutte, ma qualche domanda la leggeremo. Sì, qualche domanda la leggeremo, ma come dice Christian, non sarà un botta e risposta con tutte le vostre domande. Seguiremo una scaletta e risponderemo anche in modo involontario alle domande che pensavate di farci, perché poi toccheremo tanti vari punti importanti. Aiutateci a dare contenuti a questa esatto live. Quindi scrivete quello che volete sapere, quello che vi passa per la testa un po'. Bene. Ragazzi, vi saluto. Da Climax è tutto. Ciao! Ciao.